Inizio questo video con una premessa. Non ho mai, e dico veramente mai, visto un gioco più buggato di quello che vi sto per mostrare. Oh sì, credetemi, questo che state per vedere è senza dubbio il gioco più incompleto e più buggato che io abbia mai giocato, perché non si può neanche dire che questo gioco sia giocabile. Ebbene, godetevi la recensione di Big Rigs per PC. Già. Io non avevo mai sentito parlare di questo gioco, Big Rigs, il titolo mi incuriosiva parecchio. Poi ho visto un vecchio video di Yotobi dove ha recensito questo gioco e ho visto lo squallore supremo. Già il menu si apre così, avviando il gioco appare questa schermata, il titolo Big Rigs Over the Road Racing e queste sei opzioni da scegliere. Custom Race, Random Race, Options, High Scores, Credits e Quit, la quale è la migliore. Andiamo sulle opzioni. Il gioco già automaticamente ci seleziona tutto in bassa qualità. Ma noi che abbiamo un computer decente e questo gioco è vecchio, mettiamo tutto al massimo. Ecco qua, va già meglio. Terrain Quality, mettiamolo al massimo. Soltanto low e normal, soltanto bassa qualità e qualità normale, no high, non c'è la qualità alta. Perché in FX e Nature c'è la qualità alta? Ci sono tre scelte e poi si fanno anche tutte e due insieme. Da notare che se io voglio cambiare la qualità in soltanto FX non posso, perché automaticamente mi va a cambiare anche quella della Nature e viceversa. Comunque sì, abbiamo tutte e tre le opzioni, low, normal ed high, che è normale. Perché texture e terrain no? Perché è limitato? Ok, prima falla del gioco. Non è possibile avere l'alta qualità nelle texture e nel terrain. Applichiamo queste modifiche, anche se non cambia niente. E andiamo in custom race. Come si può vedere, il menu ci mostra 4 camion, il Thunder, il Mega One, il Thunder Bull e il Sunrise W12. E poi abbiamo 5 map, di cui soltanto Forgotten Road 1 funziona. Tutte le altre crashano. Il caricamento è leggermente ok. Ok, di tanti giochi non ho mai visto un gioco con un overlay così buggata. Cioè, guardate il timer! Guardate il timer, esce fuori dal riquadro! Non sono riusciti a fare un riquadro più largo o utilizzare un font più piccolo. E poi PNT, che non ho idea neanche di cosa dovrebbe essere. E poi nel tachimetro anche! Cioè i numeri sono leggermente spostati e l'ultimo numero, l'ultima cifra dopo il punto è tagliata tra il riquadro giallo e il riquadro nero del tachimetro. Questo è il gioco più buggato e mal creato che io abbia mai visto. Innanzitutto il round è iniziato già da 1 minuto e 20 secondi quasi. Perché l'avversario non si muove? Cosa c'è? Vuole la spintarella? Oddio, posso passarci attraverso? Posso passare attraverso? Ok, beh, andiamo da soli allora. Oh, c'è un ponte.
cos'è appena successo? Sono passato attraverso quel ponte. Andiamo a vedere la cittadina, che forse è meglio. Il canyon sterza in maniera strana. Il terreno è molto buggato. C'è anche delle montagne là sotto. Questo è il gioco più buggato di sempre. La retromarcia è fantastica, guardate. Wow, questo è fantastico. Cioè dai, ragazzi, se non è un super camion questo, guardate. E secondo me ci sarebbe bene una musichetta allegra. Signore e signori, Big Leagues Over the Road Racing. Over the road. Io direi più out of the road, cioè nel senso, in questo momento dove siamo? Nel vuoto. Commentiamo un attimo come funziona la velocità. Se si va all'indietro, il tachimetro riesce a raggiungere una velocità maggiore rispetto alla velocità con cui si va con la marcia normale in avanti. È maggiore, però anche infinita, nel senso che sta andando a meno 300, meno 500, può arrivare anche a meno 1 milione. In più, premendo una freccia destra o sinistra insieme alla freccia in giù, va ancora più veloce. Vediamo se riesce a fare almeno meno 5000. Meno 5000. Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Grandissimo Big Rigs! Lasciando la freccia in giù, voi penserete che vada decelerando. Lasciamo la freccia in giù. Si ferma di botto. Si è fermato di botto. E poi, cosa dovrebbe rappresentarmi il numero sotto a quello della velocità? I chilometri percorsi? 178 chilometri? Cioè, mi stai dicendo che praticamente dall'inizio della pista fino al vuoto ho percorso soltanto 178 km? Mi sembrano pochini, veramente. E ragazzi, credeteci o no, per questo gioco è uscita anche una patch che ha risolto il problema dell'intelligenza artificiale. Infatti, tramite questa patch, che adesso vi faccio anche vedere, l'avversario funziona e quindi si è risolto anche un piccolo problema relativo all'inizio effettivo della gara, quindi teoricamente con questa patch è possibile giocare. Il problema di questa patch è che non l'hanno fatta gli sviluppatori del gioco, l'hanno fatta dei modder, dei normalissimi modder. È una mod del gioco che però funziona da patch. Cercate di raccapezzarvene. Bene, vediamo un po' questa patch. La patch non risolve comunque i problemi relativi alle opzioni, infatti FX e Nature sono ancora collegati fra di loro e queste due hanno soltanto Low e Normal. Hanno messo dei suoni. Ponte ancora buggato. Posso passarci attraverso. Posso ancora passare attraverso tutto. Vediamo se hanno risolto anche il problema della gravità.
questo suono è fastidioso. Andiamo al contrario, magari fa meno rumore e va anche più veloce. Questa è la cosa più rumorosa che io abbia mai sentito! Ah, va molto meglio adesso, ora che ho spento le casse. In conclusione ragazzi, la patch del gioco non risolve proprio tutti i problemi, l'unica cosa che fa è far funzionare l'avversario, questa è l'unica cosa che effettivamente fa. Poi in teoria non so neanche se sia effettivamente possibile finire una gara e non lo voglio neanche scoprire perché di quanto fa schifo questo gioco non ho intenzione di giocarci ulteriormente. È il gioco peggiore che io abbia mai visto, è il peggiore in tutti i sensi, è incompleto, è buggato, l'intelligenza artificiale non funziona completamente, infatti il secondo giocatore che sarebbe il computer rimane fermo al punto di partenza. Secondo me Big Rix non era assolutamente pronto per il rilascio. Si può passare attraverso tutti gli oggetti, tutte le case, anche attraverso il ponte. Se io dicessi andiamo a vedere adesso qualche glitch di Big Rix, sarebbe la stessa cosa di dire andiamo a vedere l'intero gioco. Questo gioco è incompleto, è buggato, è un glitch, è talmente buggato che perfino l'Angry Video Game Nerd ha fatto un episodio su questo gioco, nonostante sia un gioco per computer e finora non ha mai fatto video su giochi per computer. Questo è stato il primo video che ha fatto su gioco per computer. Basta, io non ce la faccio veramente più. Big Rigs me lo sono tolto dalla lista, finalmente ho fatto questa recensione. Spero che vi sia piaciuta, scusate per la qualità, però è stata una recensione un pochino veloce. Alla prossima, ciao a tutti.